Ma ciao, benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi vedete con i capelli tirati, cosa che non succede praticamente mai perché non mi piaccio. Però vabbè, devo uscire, un po' sporchi, non ho voglia di lavarli settimana. Cioè, non è il giorno lavaggio capelli domani, quindi è così, però vabbè. Oggi sono qui per girare un video che mi è venuto in mente proprio mentre ero in doccia, ovvero vi mostro tutte le mie creme corpo, oli corpo e nel caso io li abbia i profumi abbinati, e poi vi mostro soprattutto la mia crema corpo preferita in assoluto. Io ho una pelle secca ovunque, vabbè, a parte ora che sono stralucida, ma siamo in estate, però sul corpo sono veramente veramente tanto secca. Allora direi di partire subitissimo. La prima crema corpo che vi mostro è questa qui, che è una crema corpo un po' più autunnale, barra invernale, della Biovis Nature, zenzero e cannella. Questa qua l'ho trovata, se non sbaglio, all'antichità. Allora, se vi piace la cannella, dovete assolutamente comprare questa crema perché sa tantissimo di cannella. Io amo la cannella, adoro. Di zenzero, cioè lo zenzero non lo sento. Allora, come crema corpo direi che è discreta. Una crema corpo normalissima, fa un pochettino scia bianca, quindi non tanto, non bisogna stare ore, però un pochettino bisogna stare lì a massaggiarla. Costa poco, secondo me. Se vi piace la cannella e volete una crema corpo alla cannella, ve la consiglio, promossa. Poi del Caddis ho acquistato questa qua recentemente al mango. C'è anche al cocco, che sarà credo il mio prossimo acquisto appena mi ritroverò al Caddis. Sono creme da 150 ml e per pelli normali secche, con 97% di ingredienti di origine naturale. Questa crema è buonissima, ha un profumo di mango, di frutto tropicale. Dolce, però non aspro, quindi rimane dolce. Mi piace tantissimo il profumo. Per quanto riguarda la crema, secondo me è tipo un latte corpo, abbastanza poco idratante, cioè non idrata tantissimo in realtà questa crema. Quindi ecco, la sto usando perché vabbè, ovviamente la voglio usare, mi piace tantissimo il profumo, però non è super 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 idratante come invece altre creme. Un'altra crema corpo, che questa la uso più in inverno, mi piace tantissimo, una delle mie creme top preferite, ed è di Avon, della linea Care. Io ho provato altre creme di questa linea e mi piacciono tutte, cioè tipo quella d'avena, quella gentile, questa qua è quella al cocco. E direte, ma la usi in inverno al cocco? Sì, perché il cocco non si sente, ve lo dico già, sa proprio di crema, tipo crema di Nivea, queste cose qua, come vedete è bella che usata. Rispetto alle altre della stessa linea, questa è più burrosa, è proprio tipo un, cioè vedete come densa, tipo un burro, prendo meno, però si spalma in 0,2, cioè vedete. E è una delle mie creme preferite perché rimane super morbida la pelle, ma è già asciutta, cioè si è asciugata subito. E sono 400 ml, queste tipo 5 euro, l'ho presa su Notino, io questa ve la stra 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 consiglio, mi piace tantissimo. Sto andando abbastanza veloce, spedita, non so perché questa cosa, però vabbè. Una crema corpo invece al cocco, un'altra, è questa qui di Giardino dei Sensi. Sempre 400 ml perché vabbè, super grandi. Questa qua è cocco e burro di cacao. Allora, devo un attimo risentirla perché non mi ricordo se sono tanto di cocco oppure no. Questa è abbastanza leggera e si spalma velocemente, come avete visto. Sì, sa di cocco, ma questa proprio no. Sa di cocco, cocco un po' tostato, secondo me. Io vi consiglio però come crema corpo al cocco, quella della linea di Sephora. Io ho l'acqua profumata perché la crema corpo, ovvero il latte corpo, l'ho finito l'anno scorso quando l'avevo comprato insieme alla crema, cioè insieme all'acqua profumata. Sa tipo di acqua di cocco,
buonissimo, cioè insieme alla crema corpo fantastico, e poi la crema corpo mi idratava abbastanza e mi piaceva molto, quindi come crema corpo al cocco vi consiglio quella di Sephora, che comunque non costa tanto. Questa è un'ottima alternativa se volete un bel boccettone. Non è super mega idratante, ecco. Cioè, questa è proprio super idratante, questa un po' poco. Una crema corpo che mi ha molto 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 delusa è del marchio Shobi. Non so se lo conoscete questo marchio, ma è un marchio, non mi ricordo di dov'è. Vabbè, comunque è greco, marchio greco, e fa qualsiasi cosa. Profumi per la macchina, creme corpo, latte corpo, yogurt per il corpo, di tutto, ispirato ad altre fragranze. Per esempio questa qua, la numero, che numero è? Penso che non abbia un numero, dovete cercarla proprio voi. Comunque è la crema corpo che dovrebbe avere il profumo del Vanilla 28 di Kajali. Che per chi non lo conoscesse è questo profumo, uno dei miei profumi preferiti, il mio profumo preferito. Questa crema non sa di niente, cioè io non so se si sono proprio dimenticati di mettere la fragranza, perché magari loro preparano le boccette con le creme e poi ci mettono la fragranza, ma vi giuro niente, 0000000, ci sono rimasta malissimo, in più non idrata quasi per niente, in più non riesco più a richiuderla. Era carino il pack, secondo me costava poco, però ecco. In ogni caso io ho comprato anche il profumo, invece, che trovo molto molto simile. Vi farò un video magari a riguardo, in cui li paragono, però volevo anche comprare quello nuovo che è uscito di Divine, il dupe sempre del Vanilla 28, e paragonarli, perché tanto è un profumo che mi piace tanto, è un mio profumo preferito, quindi va bene anche se prendo un altro dupe. Poi parliamo di questa, che invece è più dopo sole, l'ho comprata qualche giorno fa da Primark ed è una Hydrating After Sun Body Sorbet con fragranza al cocco con acido ialuronico, e dovrebbe avere anche l'aloe. Dovrebbe. Pagata 2 euro, questo da 200, 180 ml. Mi piace tantissimo la consistenza, ragazzi. Cioè, io l'ho presa. Cioè, questa per la consistenza è top, è proprio, cioè, guardate, io lo uso proprio come dopo sole, quindi tipo oggi che ho preso un po' di sole, poi me lo sono spalmata, perché è fresco e leggerissimo. L'unica cosa, non è idratante come dice, e non sa di cocco. Però io dopo questa devo per forza mettere sopra un'altra crema, perché ho la pelle secca, ve l'ho detto. Anche ora ho messo la crema prima, ma già me la sento un po' secca, quindi poi devo andare a idratare. Però come dopo sole, boh, non lo so, cioè carino, non ho mai provato un dopo sole tanto idratante, quindi non ve lo so dire, però per il prezzo che ha, secondo me ci sta. Poi passiamo alla crema corpo che ho di Sol de Janeiro in combo con l'acqua profumata numero 40. Allora, questa qua non la sto usando perché la sto tenendo per il mare, perché essendo un 75 ml è perfetta e comoda per il mare, anche il suo coperchio e tutto, vedete, la sono usata proprio poco poco. Io amo questo profumo, c'è dentro della vaniglia, c'è dentro ambra, gelsomino, mi sa, muschio, orchidea, ma è tipo dolce ma non stucchevole, un po' sexy anche secondo me. Io amo veramente. Peccato, peccato, peccato che l'acqua profumata non duri nulla su di me, perché la amerei molto di più se durasse un po', ma il tempo di metterla che già non la sento più, e come vedete l'ho usata un bel po'. Invece il deodorante top, cioè lui top, mi sta piacendo molto molto molto. Quindi questa è un'altra crema corpo, devo essere sincera, la trovo una buona crema corpo perché si assorbe subito, si spalma subito ed è anche idratante, quindi ve la consiglio a un prezzo un po' più alto. Poi invece, sempre abbinato al profumo, che non so dov'è, mi sa che ce l'ho in borsa, comunque è la crema corpo del profumo La Belle di Jean Paul Gaultier.
questo era un cofanetto che aveva 75 ml di crema corpo e il profumo. Io queste creme corpo così piccole in realtà le utilizzo solitamente solo sulle parti, diciamo, scoperte, magari sul décolleté, sulle spalle, e poi vado a spruzzarci sopra il profumo, non la uso proprio come crema corpo intera, mentre questa invece farò così. Io amo questa profumazione, è fantastico, se vi piace la Belle dovete prenderla insieme, sono ottime, una pera super sexy, e è un latte corpo molto easy, cioè non lo uso come per idratare, ecco. E idem ve lo dico anche la crema corpo che è insieme, cioè presa insieme al profumo di Edo Parfum del D750, che è il dupe di bianco latte. È un'ottima crema, come vedete non la uso tanto perché è fortissima anche la crema, cioè basterebbe solo quella, però appunto la uso, come vi ho detto, nei punti un po' più esposti, quando voglio mettere questo profumo che è pazzesco, ve l'ho già detto. L'ultima, no, non è l'ultima perché poi ovviamente ci sono le mie preferite, però l'ultima, diciamo, combo, perché l'altro giorno dal DM ho comprato questa combo di Balea, ovvero la famosissima crema corpo e acqua profumata, che dovrebbe essere il dupe della, mi ricordo, 39, quella rosina, che assomiglia un po' al Baccarat Rouge, che assomiglia un po' alla Red Dead Temptation di Zara, per intenderci, e secondo me sì, sa molto di quello. L'unica cosa, vi dico, secondo me dovevano un po' aggiungere un po' di profumazione, perché è molto molto lieve, anche se secondo me è molto lieve anche la quella di Sol de Janeiro, cioè è molto 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 lieve, però devo dire che per l'estate mi piace questa cosa, che comunque profumi, ma cioè è molto leggero, ok, e poi è gigante, sono 200 ml, costa pochissimo. E questa è la crema corpo, anche questa crema corpo è un po' tipo questa, che si assorbe, sì, ma devi stare comunque a massaggiarla un po'. Non la trovo super idratante, l'ho messa prima, non la trovo super idratante, però insieme sono carini, ci stava a averli. Ma le mie creme corpo preferite sono sempre del DM e sono assolutamente loro. Questa l'ho praticamente finita. Io veramente non credo esista crema corpo migliore. Praticamente all'interno della crema c'è anche un olio, quindi vi giuro, raga, che idrata la pelle tantissimo, e è come se metteste sia l'olio che la crema, cosa che io faccio ogni tanto, però non sempre. Invece qui ce l'hai dentro due in uno, è fantastica. Io ho provato sia questa qua, la ciliegia, che ha un odore di ciliegia ma molto lieve, cioè mi piace, e poi questa qua che non ho capito che cos'è, alle noci di marula o marula, boh, comunque sa un po' tipo di mandorle, cioè vi giuro, lo capite appena la mettete, qua sembra una crema normale, a parte che si spalma in 02, ma è proprio tipo un po', c'è dell'olio all'interno, vi lascia anche belle idratate. Ora la metterò anche sulle gambe, perché ho le gambe scoperte stasera, quindi, e non so, io sono innamorata di queste, sono le mie creme corpo preferite in assoluto. Costa un pochissimo, lascia una pelle super idratata, come avete visto si spalma in 02, cioè guardate quanto è idratato, top. E finisco con gli oli corpo, che tanto sono solo due, no, in realtà avrei anche solo tre, perché ho l'olio corpo di Fresh, di questo ho preso tipo 2 anni fa, ma è ancora pieno perché ne basta pochissimo. E questo qua è quello glowy, quindi lascia tutti questi brillantini. Però la cosa che mi fa impazzire, oltre che dare anche un po' di quel colorito un po' abbronzato, ma mi piace tantissimo l'idratazione, idrata tantissimo. Infatti vorrei prendere anche l'olio corpo normale, però vabbè, ora ne ho. Però è un ottimo, ottimo, ottimo prodotto. Invece, come altri oli corpo, ho questo qui che ho preso ad acqua sapone, semplicissimo olio di mandorle dolci profumato, che uso tipo quando sono ancora bagnata, che esco dalla doccia, mi spalmo questo e sono più idratata. Io amo gli oli corpo. E invece un altro olio corpo che ho è questo qui di Zara, del Red Temptation, che amo come profumo. Anche questo qui miscelato, come vedete, ai glitter, ha un profumo pazzesco, mi piace tantissimo.
Questo lo uso tanto quando metto il Red Temptation. E un ottimo olio. Questo invece lo uso a secco, invece, vabbè. Ok, queste sono tutte le mie creme corpo, prodotti per il corpo in generale che ho. Non ho scrub, come vedete, perché in realtà io esfoglio la pelle con l'acido glicolico di The Ordinary. Quindi la sera magari ogni tanto lo metto e la esfoglio così la pelle. Però, ok, direi che ho fatto.